tutto quello che riguarda la partita di martedì è stato detto. Tutto. C'è chi resta dell'idea che il Milan sia inferiore, c'è chi resta dell'idea che il Napoli abbia fatto un mercato migliore. Io ribadisco i miei complimenti assoluti al Napoli per questa parte di stagione. Sta giocando benissimo, ho fatto i complimenti anche all'Inter ieri, perché al di là del fatto che il Barcellona sia una squadraccia, comunque andare là a fare queste partite non è facile. Ce ne accorgeremo tra un paio di stagioni, quando anche noi saremo a livello di fare partite di grande personalità su campi complicati. Quindi io sono piacevolmente colpito dal Napoli, perché a me fa piacere guardare bel calcio, mi fa piacere guardare il Napoli che gioca un bel calcio, così come mi piace guardare il Milan quando può giocare una partita normalmente, ecco, senza un'espulsione. Quindi anche tutti i discorsi sulla rosa, su questo, gli infortuni eccetera, secondo me vengono meno, perché l'altra sera non c'è stato data la possibilità di giocare una partita come Dio comanda, cioè in 11 contro 11 senza subire rigori e nefandezze. Capita, faremo un po' fatica a digerirlo, ma per digerirlo ci potrebbe essere un'ottima pillola, che è quella della doppia vittoria nel confronto con Salisburgo e contro la Dinamo Zagabria. Ecco, quello potrebbe essere un bel passaggio, no? Però al momento non possiamo far altro, giustamente, nel senso che se ci sono squadre che vanno meglio in Europa, poi dopo torniamo in campionato, adesso nel nostro ambiente un pochino più sicuro, e vediamo che cosa succede. Ma resta il fatto che se il Napoli dovesse vincere la Champions League, cosa che credo sia difficile, ma dipende da come continuerà, gli faremo i complimenti. E perché poi, tra l'altro, insomma, io adoro le persone del sud, trovo che siano persone molto intelligenti, spesso anche con delle qualità migliori da un punto di vista umano rispetto a noi del nord, anzi potrei dire quasi sempre tutte le persone del sud che ho conosciuto io hanno questa caratteristica, quindi mi fa piacere per loro, e vediamo che cosa succede. Credo, continuo a pensare, ecco, che in campionato il Milan alla lunga potrà prevalere. Però è una bella sfida, ma tutte queste cose, se avessimo comprato, se avessimo fatto, lasciano un po' il tempo che trovano. Se avessimo preso Raspadori, magari non avrebbe fatto bene come ha fatto da loro, e anche da loro ci ha messo un attimino per ingranare. Varaschedia, sì, ma gioca nel posto di Leao, cioè bisogna anche un po' ragionare poi sulle cose, perché ci si fa prendere dalle emotività del fatto che il Napoli ha vinto e noi no, ma insomma questa è anche una cosa normale. Ieri appare la notizia, ed è il tema del video, del rinnovo di Rafa Leao. Poi è un discorso che un po' si lega anche alle partite di Champions, cioè anche alle partite dove in molti si aspettavano che Leao facesse la differenza, che Leao ci trascinasse anche nel doppio confronto col Chelsea, non si è visto. Io devo dire la verità, nella partita d'andata l'unico che ho visto dei nostri è stato Leao, ma proprio l'unico, cioè l'unico giocatore che li ha davvero impensieriti e ha dimostrato di poter continuare a crescere a quei livelli, l'unico. C'è stato pochissimo altro, lui forse Kalulu, ecco, ma per il resto è l'unico giocatore che mi è parso pronto in quella partita per quei palcoscenici. Poi dopo la gara di ritorno, sì, dalla gara di martedì, no, nessuno ha fatto, ma anche Leao comunque qualcosina, diciamoci la verità, Leao è il giocatore più forte che abbiamo, ce lo possiamo dire. Poi ne abbiamo tanti altri forti, Maignan, Tonali, Benassia, sì, però colui che determina spesso e volentieri le sorti delle nostre partite dal punto di vista offensivo, e lui è il giocatore più forte che abbiamo. Il discorso del rinnovo che leggevamo stamattina nella rassegna stampa, cioè il fatto che si propone questa cosa, è molto interessante, perché se riesce a Maldini questo aggancio, secondo me potrebbe trarre da questa operazione un doppio vantaggio. Mi spiego, l'operazione è quella di non dare i 7 ipotetici richiesti dal giocatore, 7 milioni naturalmente di euro di ingaggio a stagione, ma di dargliene meno, di dargli, si leggeva stamattina, qualcuno ha scritto 5, qualcuno 5,5, che comunque rispetto all'1,5 che prende adesso è un aumento sostanzioso, e poi andare incontro al giocatore per quel che riguarda i famosi 19 milioni di euro da versare per il contenzioso Sporting Club Portugal, Lille, eccetera, eccetera, cosa che ben conoscete. Ecco, questa formula qui, cioè quella di dire non ti do i soldi mensilmente ma ti aiuto a toglierti questo pensiero, secondo me, come dicevo, è vantaggiosa per due ragioni. La prima
perché consente al Milan di blindare un giocatore potenzialmente molto 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 forte, che è molto forte ma che può diventare molto 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 forte, la prima. E la seconda cosa è che sostanzialmente è un aumento importante di ingaggio mascherato che può prevenire quella che è poi la corsa al portafoglio. Cioè, io immagino che nello spogliatoio del Milan venga riconosciuta l'importanza di Rafa Leao, così come viene riconosciuta l'importanza di Ibrahimovic anche adesso, ma soprattutto quando era in campo, e quindi non è che si possa dire beh, però a lui dai così, allora a me, eccetera. Facendo questa operazione si mantiene tutto ad un livello calmo, perché il rinnovo non è a 7, 8, eccetera, ma è a 5, 5 e mezzo, che rappresenta potenzialmente quella soglia che noi potremmo andare comunque a raggiungere anche per i prossimi rinnovi, no? Negli anni. Quindi, ad esempio, non lo so, Bennacer chiede 3,5 adesso, da quello che si legge, va bene, il rapporto può essere giusto. Kalulu magari gli possiamo dare 2, 1,5, 2, eccetera, no? Ecco, quindi potrebbe essere anche una prevenzione nei confronti di coloro che, magari spinti dall'entusiasmo o dallo scudetto vinto, potrebbero andare a bussare a dire no, ma io allora, perché se a lui hai dato così, a me dai così, no? Ecco, potrebbe esserci questa operazione, consentendo poi tra l'altro di vedere come va il mondo, cioè nel senso, intanto, visto che siamo lì in prossimità, se davvero dovessero riuscire a far firmare questo rinnovo prima del mondiale, sarebbe un'ottima operazione, cioè c'è poco da dire, sarebbe un'ottima operazione, però siamo sempre al limite, perché Leao scade a giugno del prossimo anno, giusto? 2023, e quindi voglio dire, siamo lì, dobbiamo fare qualcosa, perché altrimenti ecco, se davvero dovesse concretizzarsi questa cosa, vorrebbe dire che da un lato c'è anche la volontà del giocatore di continuare con il Milan, e questo è comunque importante, al di là del fatto che le storie da libro cuore non ce ne sono molte, quindi non facciamo affidamento sul fatto che il sente la maglia addosso, no, diciamo che per la sua carriera potrebbe essere molto meglio fermarsi da noi, visto che poi in prospettiva possiamo diventare una squadra importante, molto importante. Poi dopo, nel corso dei prossimi 2 anni magari, si può valutare anche la cessione, ma a quel punto anche alle condizioni che detta il Milan, no? Perché poi qualche pollo da spennare oltre manica si trova sempre, ecco, non è un grosso problema. Per cui io credo che sia veramente una formula molto interessante, che potrebbe aprire uno scenario nuovo e anche, come dicevo, tenere tutto in una situazione di equilibrio che deve essere mantenuta, perché c'è comunque un ragionamento alla base di quelle che saranno le operazioni anche di questa nuova proprietà, per una crescita che deve essere sempre comunque sostenuta da quelli che sono i conti, eccetera, 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 per mantenere la squadra competitiva. E quindi in questo senso noi dobbiamo tenere i giocatori forti e continuare a crescere per avere dei ricavi sempre maggiori, nella speranza che magari un giorno nel 2013 posino la prima pietra di questo stadio, che vabbè, se vedremo per quello. Fatemi sapere che cosa ne pensate, scrivete i commenti qui sotto e ci sentiamo al prossimo video, ricordandovi che domani l'appuntamento è alle 13 con Friday I'm in Live, dove parleremo soprattutto penso della partita di domenica a Verona e del momento del Milan. Ciao!